nei documenti più antichi viene segnalato l'uomo. Ok? Gli osservanti si insegnano nel 1425, però avevano già acquistato nel 1418, con i 20 confratelli, avevano acquistato il luogo, avevano deciso di scegliere quell'uomo. Qualcuno ha detto, sì, perché dice il convento carmelitano che avevano chiamato Velino perché era un'area isolata. Chi ha detto questo? È uno storico, ha dimostrato di non avere mai fatto ricerche storiche. Perché quella zona tutto era fuorché area isolata. Sarebbe bastato prendere gli spacci reali di Alfonso il Magnanimo, ok? E in quegli spacci reali si sarebbero accorti che in quella zona dove tutti dicevano che era il ritiro, area completamente isolata, immersa nei boschi, c'era una dogana, una porta, una torre militare, un albergo, le latrine pubbliche, i bagnicelli, altro che terme, i bagni pubblici e altre attività. Appunto, si è stato detto che quello è un luogo isolato, benissimo, e come mai ci sono dei documenti? Codice latino S187, archivi manoscritti del Vaticano. Dice, come è arrivato là? È legato all'ordine dei cistercensi. E quindi è un atto che si può ancora oggi consultare. In quell'atto che tratta delle direttive, cioè tratta il territorio, descrive il territorio. Perché? Perché le monache osservanti attraverso il territorio guadagnavano gli sghei, che poi si trasformavano in decine e andavano per i poveri. E quindi per il stato della struttura, per l'ordine di cistercenze, eccetera, eccetera, eccetera. Questo è importante, perché quello rimane sempre nel territorio, ma questo è andato fuori, non interessa, si deve cercare le ossa di Antonello. E queste ossa io le rinumererò tante volte per farvi capire che alla fine loro cercano le ossa non perché vogliono trovare il plesso, che è poi più importante di Antonello, no, devono trovare le ossa, perché senza le ossa non possono poi specularci sopra. Ok? Quindi la situazione è semplicissima. Io vado a studiare e a cercare i documenti del 300 e trovo una lettera che io qui non ho voluto inserire, perché ci sarà una seconda puntata. Perché? Perché nella seconda puntata io comincerò a citare tutti gli articoli che sono venuti fuori dal 2006 in avanti, a nome, cognome di chi ha fatto quell'articolo e che cosa ha detto di quell'articolo. Perché non si è posto da quella posizione. E andate la porta avanti. Benissimo. Che cosa c'è di così importante in questi documenti? È una semplicissima. L'ordine dei cistercensi è nato, si è inserito lì grazie a Solfrisa, ma Solfrisa, è stato detto da costoro, non era una vera religiosa, era una signora che a un certo punto ha deciso, era una terziaria carmelitana, ma non una suora, non una clericale, aveva deciso di seguire quella regola, si era fatta monaca. E quindi aveva fatto tutta una serie di passaggi, aveva avuto un privilegio, cioè la concessione dell'arcivescovo di poter insegnare. Benissimo, io ho trovato una lettera di un pontefice che Solfrisa ha chiesto e ottenuto, in cui non solo la riconosceva come cistercense, ma la legava e quindi legava il titolo pieno della clausura dei cistercensi. Questo che cosa comporta? Comporta tanti diritti. Innanzitutto, se lei era una signora che si era data all'ordine dei cistercensi, non poteva ricevere in cambio terreni, vigne, case, eccetera, eccetera, perché non ne aveva l'autorità giuridica.